Allora, vedete questo ragazzo con la barba? Si chiama Lorenzo Chiavarini e noi non lo sappiamo, ma c'è uno con un nome italiano che è campione mondiale ed europeo di laser. Ovviamente vedete che corre alla maglietta della squadra nazionale inglese. Lorenzo, raccontaci cos'è successo, com'è possibile, perché un nome italiano, perché nella nazionale inglese? Ero nato a Roma e poi la famiglia è trasferita in Scozia e da là in poi ho cominciato a vedere là, nelle coste ovest di Scozia. E, che fa un freddo, sì, forte. Freddo, sì, sì. In inverno sì, le mani si congelano e fanno male, ma no, sì, ho cominciato là. Ah, hai detto che sei nato a Roma, a che età ti sei spostato in Scozia? 2001, avevo 7 anni. E quindi è iniziata in Scozia la tua avventura velica e poi quando sono arrivati i primi risultati, cosa è successo? Mi hanno selezionato nelle squadre nazionali britanniche e poi mi hanno spostato sul laser standard e quest'anno è andato benissimo, ho vinto il campionato europeo giovanile a Torbole e pure il mondiale giovanile in Francia. E sto mondiale qua sta andando benissimo, al momento sono ottavo e quest'anno è spettacolare. Veramente complimenti. Allora, ma hai il doppio passaporto? Hai ancora il passaporto italiano? No. Ho solo il passaporto britannico. Britannico. Scusa, una curiosità, tu non puoi votare, ma voteresti per la separazione o per l'unione? Per l'indipendenza. Per l'indipendenza della Scozia? Ok, come Sean Connery allora. Sì. Ok, ti senti a questo punto, vedo che parli ancora molto bene italiano, ti senti a questo punto scozzese e esiste la possibilità in futuro che tu possa riprendere il passaporto italiano, magari in prospettiva olimpica? Mi sa di no, la squadra nazionale italiana è troppo forte per me al momento e vorrei continuare per la Scozia o Gran Bretagna al momento e imparare ancora con loro e vorrei sempre gareggiare contro i famosi Giovanni e Francesco che sono stati sempre i miei amici durante tutti questi campionati e ci divertiamo un sacco. Secondo te cosa è successo allora, tu che li hai visto dall'interno, i risultati Giovanni abbastanza bene e Francesco un po' meno bene, che cosa, come te lo spieghi? Giovanni con queste condizioni è sempre un fortissimo veleggiatore, ma Francesco tutto quest'anno sta crescendo, ma al momento erano solo un paio di regate, un po' con la corrente era molto difficile. Lo so che si riprenderà. Ok, ti ringrazio moltissimo Lorenzo, complimenti davvero e che peccato che sia diventato scozzese, sarebbe stato bello parlare italiano. Grazie mille, grazie.